Campionati regionali, Serie D femminile, dodicesima giornata. Il Tup Volley Team Sanremo, che nelle immagini vedete in maglia giallo-nera, esce sconfitto dalla Palestra Cittera per 3-1 ad opera della Lazio, secondo in classifica con 23 punti. Classifica che vede al comando la nuova Lega Pallavolo Sanremo con 25, dopo la vittoria al tie-break sull'Andorra. Anche in C femminile siamo alla dodicesima giornata. Le grafiche Amadeo Sanremo vincono per 3-0 sul campo del Tiguglio, portandosi in quarta posizione a 4 punti dalla vetta della classifica. Salis Ventimiglia supera al tie-break il Volare Renzano e mantiene il sesto posto. Ina Assitalia Taggia strappa un punto alla capolista Carcare e rimane in terz'ultima posizione. Per la C maschile siamo all'ottava giornata. Le grafiche Amadeo Sanremo, grazie alla vittoria per 3-0 sull'Olimpia Voltri, si mantengono 2 punti dalla coppia di testa Albisole Lavagna. D maschile, nona giornata. Tattoo Planet Sanremo supera per 3-0 Avis Ceparana e raggiunge il sesto posto, Cari Parma è al settimo con una partita da recuperare. Ed ora passiamo alle classifiche dei campionati giovanili, iniziando da quelli femminili. Under 18, a 3 giornate dal termine, Ina Assitalia Taggia 27, NLP Rossa 23. Under 16, prima di ritorno, NLP Funivia 22, Golfo di Diana 19 con una partita in meno. Under 14, a 2 giornate dal termine della regular season, Girone A, Marina Azzurra 15, Salis Ventimiglia 14, Girone B, Golfo di Diana 23, Mazzucchelli Azzurra 18. Campionati maschili, Under 17, dopo 6 giornate, Albisola al comando con 15, Golfo di Diana è terzo con 10, Cari Parma è a 9, Sanremo Volley a 3, Armataggia fermo a 0 punti. Hanno preso il via l'Under 14 e l'Under 15. Per l'Under 15 abbiamo un risultato: vittoria per il Sanremo Volley 3-0 su Fincom Sanremo. Per l'Under 14, primi 3 punti per Sanremo Volley 3-0 su Diano e Armataggia 3-0 su Cari Parma. Prima di concludere, vi ricordo 2 importanti appuntamenti di mini volley. Domenica, seconda festa del circuito provinciale FIPAV CSI al Palaroya di Ventimiglia. Al mattino i più piccoli del primo e secondo livello, al pomeriggio l'Under 12. Invece, lunedì 27 e martedì 28, 2 giornate dedicate al trofeo Ravano, riservato alle classi terza, quarta e quinta elementare. La Scuola Federale di Pallavolo Mazzucchelli organizzerà sia la fase di Sanremo, lunedì Palestra Ormon ore 8:30, sia la fase di Bordighera, Valle Crosia e Ventimiglia, Palazzetto dello Sport di Bordighera, sempre a partire dalle 8:30.